una sessione importantissima. Abbiamo avuto l'onore di avere collegato in video il presidente Zaleski, per cui il Parlamento in maniera corale ha fortemente intanto ricordato la resilienza, il coraggio e la determinazione del popolo ucraino che l'Europa ha fortemente e fattivamente sostenuto. Abbiamo, attraverso le parole forti e autorevoli della presidente Metsola, espresso il sostegno incrollabile e incondizionato all'Ucraina per il raggiungimento di una giusta pace che significa libertà, per una libertà che il PPE con il presidente Tajani, che funge da collant, da intermediatore significativo, sostiene, perché la libertà del popolo ucraino significa non soltanto andare a rivendicare quella che è la sovranità di un paese, ma significa, come è stato appunto evidenziato ieri, rivendicare la libertà dei paesi europei tutti, per cui siamo in prima linea a sostegno di un diritto internazionale, perché i valori imprescindibili che poi appartengono proprio alla nostra storia, che è la storia europea, che è fortemente rappresentata dal PPE, possano vedere nella libertà e nella pace, che non significa resa, ma significa appunto pace giusta, quello che deve appartenere proprio alla storia dell'Europa e dei paesi tutti.